Degrado e vandali all'ex biblioteca regionale nel cuore della villa comunale di Chieti, dal punto di vista storico, un patrimonio dal valore inestimabile. Ex GIL, Gioventù Italiana del Littorio. La struttura venne inaugurata nel 1934 in occasione della Fiera Internazionale dell'Agricoltura che si tenne a Chieti, diventata scuola nel dopoguerra. Col compianto Giovanni Pace, presidente della regione, fu restituita alla collettività come biblioteca regionale. È stata chiusa nel 2015. Negli anni successivi, regno appunto del degrado e della devastazione. A denunciare l'ennesimo spiacevole episodio, Mario Colantonio, capogruppo della Lega al comune di Chieti. Non c'è limite al peggio. Assolutamente sì, questo è un edificio conosciuto a Chieti, un edificio che ha fatto parte della storia di questa città, che versa in totale stato d'abbandono ormai da 10 anni e piange il cuore a me come a tanti tiatini vedere continui irruzioni e saccheggi che avvengono anche ormai in pieno giorno. La struttura in totale stato di abbandono, potete anche capire dalle immagini che sono state girate dal nostro Alberto Capo. Proprietà della regione. Sì, questa è proprietà della regione Abruzzo, c'è il settore patrimonio che penso che per l'ennesima volta viene a conoscenza di questi fatti. Abbiamo notato anche il contatore del gas acceso. Sì, il contatore del gas l'avete visto. Sperpero clamoroso. Non lo so a chi arrivano le bollette, a chi sono intestate, però quando fu levata la biblioteca di qua in un immobile di proprietà della regione Abruzzo, fu portata a un immobile in affitto presso il Teate Center, dove la regione si è sostituita alla provincia di Chieti per pagare l'affitto. Continua comunque Colantonio a segnalare queste situazioni che dovrebbero essere insomma risolte da qualcun altro, evidentemente. Io le segnalo perché amo questa città, ho fatto l'amministratore, sono amministratore da quasi 20 anni in questa città. Ho sentito che siano stati stanziati degli importi notevoli per questa struttura, però è venuto quasi il momento di cominciarli a spendere. Quello che mi preoccupa è che questi immobili oggi sono ancora pieni di carta. Concreto rischio, no? Assolutamente sì, visto la facilità con cui ci si accede.